questa canzone è nata in un qualche modo anche per me, voglio dire, perché no? In un qualche modo sono stato un artefice, perché 1983 io, come saltuariamente, andavo a trovare i miei genitori che erano ancora, se devo, al mondo in Argentina. E quell'anno lì Francesco mi ha detto: voglio venire anch'io. Mi ha detto così, perché lui parla così. Lui nega che parla così. Non parlo mica così, io, dice. E allora siamo andati in tre, Francesco, me e Renzo Fantini, che era il nostro manager, che spero che Dio lo tenga a suo fianco, un gran amico. Abbiamo condiviso molte cose belle e siamo partiti, siamo andati in Argentina, ma così, io ero andato a trovare i miei, vabbè, e loro per fare un viaggio, per vedere. Insomma, Francesco ha sempre avuto questo trip in Argentina e non si capisce bene perché. Lui dice: io sembra, mi sembra di essere già vissuto in quel paese lì. E io mi sono fermato, loro sono state 15 giorni, poi sono tornati indietro, io mi sono fermato altro mese. E quando sono tornato mi dice: ho scritto una canzone. E ha preso la chitarra e mi ha cantato questa canzone che, devo dire, mi sono emozionato, perché a un certo punto parla di un tassista, che è vero. E siamo arrivati in aeroporto, c'era mio fratello che ci aspettava, però non ci stavamo con i bagagli tutti nella macchina del fratello. E ha detto: facciamo una cosa, prendiamo anche un taxi. Lui e Renzo sono saliti sul taxi e questo qua ha detto: siete italiani? Io sono di Sondrio. Subito. La canzone fa così. Se vedessi il testo, perché c'è una cosa che... Il treno, ha un treno sempre, così banale, se non un treno della prateria, o non è un tuo Oriente Express speciale, locomotiva di fantasia. L'aereo è sempre alluminio lucente, l'aereo davvero saltare il fosso, l'aereo sempre le spirit of San Luis, barone rosso. E allora ti prende quella voglia di volare che ti fa dare in un giorno sfinito, e quando vedi un giambo decollare come se ci innalzi all'infinito. E allora perché tutto e andare in Argentina per vedere come è fatta l'Argentina. Il tassista non perse neanche un istante, ma dice che era pure lui italiano, gaucho di Sondrio Varese, ghigna d'emigrante, impantanato laggiù lontano. Poi quelle strade di auto scarburate di quella gente di 50 già veduta, ho fatto una vita ritrovata, vera e vissuta. È come entrare a casa in un portone di fresco, scale d'ori abituali, usare la giacca, fare colazione, a ritrovarsi e in giorni e volti uguali, perché io ci ho già vissuto in Argentina, chissà come mi chiamavo in Argentina, e che vita facevo Argentina.
Poi un giorno ti segnano un labirinto, i passi tuoi per quei selciati alieni, ti accorgi con la forza dell'istinto che non son tuoi e tu non gli appartieni. E tutto invece la dimostrazione di quel poco che a vivere ci è dato, e l'Argentina solo l'espressione di un'equazione senza risultato, e come in posti in cui non si vivrà, tutta la gente che non incontreremo, tutta la gente che non ci amerà, quello che non facciamo e non faremo. Anche se prendi sempre delle cose, anche se qualche cosa lasci in giro, non sai se con un seme che da fiore o polvere che vola ad un respiro. All'Argentina, all'Argentina, che tensione, quella croce del sud nel cielo terso, la capovolta ambiguità d'Orione e l'orizzonte sembra perverso, ma quando ti entra quella nostalgia che prendi a volte per il non provare, c'è la notte, tutto via. Allontanato è quella che ti aspetta un'alba uguale, si offre come una visione, la stessa del tuo cielo boreale, l'alba dolce che dà consolazione. E allora com'è tutto uguale in Argentina, oppure chissà com'è fatta l'Argentina. Argentina. Grazie, prima volta che la suono, che la canto, la primissima volta che la suono in Italia. Bravi! Non ho parole, se avessi soldi te li darei, ma... Bravi! Bravi.